Buona serata, sono Marco Massei, vicepresidente del Comitato per la salvaguardia dell'ospedale Bartolomeo Eustachio e mi sento di fare, su sollecitazione anche di alcuni cari amici e colleghi del Comitato, questo appello che rivolgo in principal modo al presidente della Regione Marche Ceriscioli, in quanto anche assessore alla sanità, e anche al dottor Sciapichetti, che è assessore alle aree interne. Beh, quello che mi preoccupa e che veramente mi assilla oramai da diversi mesi è la situazione in cui si trova il nostro ospedale, il nostro nosocomio settembedano. Al di là di alcune rassicurazioni che ho letto sulla stampa, noi abbiamo elementi che invece ci danno una grande preoccupazione. Alcuni servizi che ci erano stati promessi non sono partiti, è stato tolto il punto nascita in un modo assolutamente per noi ingiusto e assistiamo ad un ridimensionamento continuo che si attua o con l'espoliazione di servizi o in altro modo attraverso il non rimpiazzamento, per così dire, dei medici che vanno in pensione o che addirittura vengono trasferiti in altre zone. A questo punto, alla luce dei recenti fatti tragici del terremoto, ci suona come un fatto gravissimo, quasi mi permetto di dire sembra un atto, uso una parola forte, ovviamente di sciacallaggio ai danni delle popolazioni terremotate, dell'entroterra e in particolare quelle che si rivolgono al nostro nosocomio. Perché in un momento come questo, così drammatico, diminuire i servizi, sta a significare non avere a cuore l'entroterra, quindi violare in primis quello che nasce addirittura nella Carta Costituzionale. L'articolo 44, come sappiamo, della Costituzione, al comma 2, sono previsti delle norme di favore delle zone montane e così via, senza dilungarmi in altre norme. Quindi io ritengo che si debba fare in modo di riequilibrare i diritti di chi abita all'interno dell'entroterra e quindi riguarda tanti servizi. Parlo delle sanità, la scuola, e la sicurezza e tanti altri servizi. Riequilibrarli rispetto alle zone dell'Anconetano, del Pesarese e della costa marchigiana. Questo deve avvenire perché altrimenti si creano, come ho accennato in alcuni casi, dei cittadini con diritti diversi, dei cittadini di serie A che stanno nelle zone privilegiate, dei cittadini di serie B che stanno nelle zone dell'entroterra e di serie C, mi permetto di aggiungere, che sono i terremotati, privi di ogni possibile tutela, spogliati di tutto. Se lo scopo è quello di fare in modo che queste popolazioni siano dirottate verso altre zone, che ce lo dicano allora chiaramente, perché invece noi chiediamo e crediamo che sia nostro diritto rimanere nelle zone dove siamo nati. Quindi questo appello si rivolge proprio a queste personalità che noi riteniamo possano essere comunque soggetti sensibili, che si rendano conto di quello che sta accadendo e che inviteremo in un'assemblea pubblica che andremo a fare a breve, dove chiederemo appunto insieme di ragionare su quelli che sono gli effetti della riforma sanitaria a distanza di un anno. Quindi la prego, Presidente Ceriscioli, Assessore Sciapichetti, siate presenti a questa riunione dove potrete dire la vostra e mi auguro confrontarci serenamente con noi per un dibattito franco, sincero e che possa produrre degli effetti positivi per le popolazioni.